squadra Renzo, gioia per il primo gol stagionale, gioia perché si torna alla vittoria in casa. L'ultima volta avete battuto un'altra big del campionato nel Campobasso. Sì, era un po' che non facevamo un risultato pieno in casa. Forse per le nostre caratteristiche facciamo un po' di più fatiche in casa, però è anche vero che abbiamo incontrato partite ravvicinate, squadre comunque sia che hanno espresso un ottimo calcio come il Vasto Girardi, come il Notaresco, quindi ci tenevamo a tornare alla vittoria, poi una partita come questa è ancora più bello, però diciamo che va bene così, dai. In settimana abbiamo stuzzicato sempre il mister parlando di questi gol che poco arrivavano da calci piazzati nell'area di rigore, perché avete un calciatore come Lovisso che pennella le punizioni. Finalmente è arrivato con un tuo gol, la gioia. Sì, noi lavoriamo sotto tutti i punti di vista e ci diciamo sempre che dobbiamo migliorare appunto sulle palline attive, che comunque come saltatori ci siamo. Abbiamo la fortuna di avere un giocatore di squadra come Lovisso che ha un piede telecomandato, quindi era solo crederci di più e trovare i tempi giusti. Oggi è arrivato, spero che sia il primo di una lunga serie perché tante partite si possono sbloccare in questa maniera qui. Un pizzico di fortuna anche poi sul rigore che è stato cancellato dal guardialine quando ha fischiato quel fuorigioco, c'era un tuo fallo di mano. Sì, diciamo che il rigore c'era, sono onesto, l'ho toccata con la mano, però è anche vero che siamo stati bravi a muoverci di linea insieme, ha permesso di lasciare il giocatore in fuorigioco, insomma.